positivamente la vicenda dell'italiano al centro di una difficile vicenda giudiziaria che lo ha visto in carcere per 20 anni in Florida per scontare un ergastolo con l'accusa di omicidio. Ma andiamo a sentire dal corrispondente Antonio Di Bella. Il governatore della Florida, De Santis, scrive Di Maio su Facebook, ha accolto l'istanza di Chicco Forti per poter scontare la sua pena non in Florida ma nel suo paese natale, in Italia. La vicenda di Chicco Forti è attualmente in carcere al Dade Correctional Institute di Florida City, a Miami, dove sta scontando una condanna all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto nel 1988 a Miami. Forti è sempre detto innocente, i suoi legali hanno chiesto istanza di revisione, invano, la vicenda sembrava su un binario morto fino a questa mattina. Un risultato importante, scrive Di Maio, grazie a Mike Pompeo, segretario di Stato, al governatore della Florida De Santis, all'ambasciatore Varicchio. La Convenzione di Strasburgo, lo ricordiamo, prevede il diritto di scontare nel proprio paese una condanna combinata in una diversa nazione. Nei prossimi giorni, quindi, Forti lascerà la Florida per l'Italia. Linea Roma. Grazie ad Antonio Di Bella.